Allora, loro ci faranno vedere soltanto due balli. Inizieremo con il primo, una bellissima mazurka. Prego. Allora, adesso ci faranno vedere una disciplina che dalle nostre parti non è molto vista. Loro hanno la scuola in Piemonte, se non sbaglio, e lì si balla il tradizionale. Adesso ci faranno vedere un waltz tradizionale. Prego. Ma non per il fiato anche, ma più che altro per l'emozione. Ballare qua è ancora più emozionante perché sei proprio nel clou del paese. Io l'unica cosa che posso dirvi è che sono fiero di essere aliese. Ormai da 48 anni che sono aliese, da quando sono nato. Io ringrazio i colleghi, li ho conosciuti l'altra sera, due splendide persone, due ottimi professionisti, due che della danza sportiva ne sanno qualcosa. Noi ci divertiamo la domenica a girare l'Italia per la danza sportiva, pertanto so cosa vuol dire preparare serate, preparare allievi,
sudare con loro il nostro hobby, il nostro amore. Pertanto i miei più sinceri complimenti da parte mia di Sabrina, grazie per averci invitato qua stasera, dopo faremo ancora due balli e spero che l'altra sera ho lanciato l'invito a tuo marito, spero che lui l'abbia accolto. Allora noi l'11 ottobre faremo una gara nazionale ad alto livello a Vercelli, loro sono nostri ospiti nella nostra città, sarà una manifestazione con spero 700-800 coppie, pertanto di tutta Italia sarà una cosa che ci farà conoscere tutti. Grazie per gli applausi, siete stati, vi assicuro, per il mio cuore, il pubblico più importante in Italia. Grazie. Allora, io non voglio che voi scendete, perché volevo avere il piacere di avere qui sul palco il sindaco, so che è in mezzo a voi, l'assessore Daniela, se c'è qualche assessore che io non conosco, dico, mi farebbe piacere averlo pure qui sul palco. Venite, venite, sì, potete salire tutti, a noi fa solo tanto piacere. Poi volevo qui il nostro consigliere provinciale, il maestro Giuseppe Fileri, e la nostra Federica che ci ha deliziato con il primo brano. Federica, dove sei? Tutti insieme, questo era. Allora, io nel frattempo arriva il vostro collega, passo la parola al signor sindaco. Buonasera a tutti, è inutile che facciamo tanti discorsi perché la gente veramente è entusiasta di vedervi, per cui solo per fare i complimenti, salutare Arcangelo e Sabrina che conosco da tanti anni, diciamo anche, non so se Arcangelo si ricorda, che molto tempo fa tu venivi, io suonavo con il complesso e ogni tanto ci deliziavi sempre delle tue performance, perché dico, è da tanti anni che fai questo lavoro, la danza, che vi devo dire è una delle forme d'arte più comunicative. Tutti quelli che stasera sono saliti qua, ma soprattutto complimenti alle signore che si mettono in gioco, perché vedete, dico, facciamo ancora un applauso a queste signore.